Ecco, siamo all'ombrellone. Salute, siamo all'ora, abbiamo fatto il bagno. Ciao, abbiamo fatto il bagno. Sì, abbiamo fatto. Abbiamo mangiato. Quanto tempo è passato? 2 ore? No, 1 ora e mezza. Un'ora. Ho fatto la doccia. Se oggi domani è prevista pioggia, quindi stiamo rimanendo qua, non andiamo lì in albergo, no? Andiamo qua. Sì, non è, perché domani non veniamo per. Non si può fare. Vediamo. Siamo qui a Bagnino a vedere com'è, però non si può vedere. Siamo solo il bagno e l'ombrellone non si può fare, il bagno, ombrellone, gli spiaggia. No, stiamo qui perché pioverà domattina, forse alle 11, non so. Domani è tutta pioggia, danno. È piovoso. Ha piovuto spesso qua, no? Vedi la sabbia, no? Vedi? Non è ondulata, è più piatta. Più piatta, sì, perché il sole adesso cala più prima e allora non asciuga bene, visto? No? Certo. È per quello. Allora, adesso questo è solo un aggiornamento così in generale, parliamo un po' di tutto, no? In generale adesso dell'estate che arriva. Sì, è un po' quello, però è tutta la congiunzione astronomico-climatico-politica, appunto, tutti questi eventi, poi parliamo un po'. Infatti si stanno avvicinando e si vede perché già su Trump e lì stanno diventando disperati per quanto la questione americana. Adesso già hanno tentato un assassino un po' più strampalato, un pazzo, che ne so che ha fatto lì uno, non si è capito bene. Poi. Sì, non si è capito bene, aveva uno zaino lì, non lo so che aveva lì, messo della roba lì pronta, anche un action cam per registrare, non so che aveva. Sì, non è proprio chiarissimo, però c'è sempre qualche strano episodio. Io e French Report ho sentito che c'erano 5 squadre di persone che vogliono, di gruppi che hanno intento di uccidere Trump, non so che. Disastri totali, però. Poi c'è il rischio sempre, gli equilibri geopolitici sono sempre a rischio, no? Adesso che questa congiunzione astronomico-climatico-politico si avvicina, no? Sì. Siamo a ottobre, ma oggi è il 22 settembre, infatti l'elezione è il 5 novembre. Martedì 5 novembre. Il 5, quindi è quello che è. Perché adesso loro sono disperati, perché non sanno come fermarlo, perché... Anche se frodano l'elezione, non ce la fanno perché è troppo grossa. Votano tutti per lui. Adesso c'è l'Harris lì, perché c'era ancora Biden che si è ritirato. Poi quando ne parlavamo a luglio, non c'era ancora Harris. Quello. Non c'è. E niente, allora tutto sto casino che succede. Visto? Sono disperati, non sanno come fare perché non, regolarmente non vincono neanche lontanamente. Che ti credi? E anche frodando non riescono forse perché sono troppi quelli che non li votano. Capito il discorso qual è? Sono troppo. Too big to rig, si dicono, no? Troppo grosso perché sono talmente travolgenti che non ce la fanno. Allora questi sono tutti disperati, non sanno più come fare. O vogliono far scoppiare la guerra perché hanno dato l'ok per i missili a lungo raggio, quello che ho sentito, dicono così, per l'Ucraina. Sono dei pazzi questi, perché quella significa la terza guerra mondiale se colpiscono con quelli. Non so se hanno capito, anzi lo sanno. Perché se questi qua, sai perché puntano a quello? Perché in quel modo che fa? Se ci fosse un conflitto cosa succede? Ne abbiamo detto cosa succede riguardo queste elezioni. Se c'è un conflitto che succede? Non le fanno. E quindi chi rimane al potere? Beh, Biden. Appunto è la Harris che è vicepresidente. Harris. Quindi congelano tutto, tra virgolette, si congelano. Hai capito il discorso qual è? Questi sono disperati. Perché hanno il piano criminale globale, questa storia, vabbè. Comunque. Poi parliamo particolarmente degli eventi astronomici, adesso di quelle che me le ricordate. Adesso i giganti gassosi sono il 23 ottobre, quell'evento lì, i giganti gassosi. Adesso si avvicinano terremoti, alluvioni, sono aumentate alluvioni a livello globale. Anche qui ecco, si è fatto più spesso. Beh, parliamo prima intanto di questo. 18-23 ottobre, poi la data esatta è forse 23, però comunque quel periodo di ottobre, no? Giganti gassosi, allineamento di questi pianeti, Giove, Saturno, Nettuno, Urano, ci sono quelli, quindi. Questo è un primo episodio, un'anomalia magnetica, crea sconvolgimenti particolari. Rischiamo un nuovo Vesuvio che rutta, non si sa, o cambi flagrei. Potrebbe succedere, ma non credo che succeda proprio quello. Però possono essere un po' in tutto il mondo, perché per i vulcani grossi è presto. Secondo me quello non lo dico io, un scienziato con le dile importante, che sa le cose, forse dopo gli anni 30, verso la fine del decennio, forse. Però comunque i rischi ci sono, i terremoti, queste cose qua. L'attività solare sta già scendendo, forse dovremmo esserci, il massimo solare dovrebbe essere passato, perché infatti questi eventi qua planetari
c'entrano. Adesso il secondo qual è? Abbiamo i giganti gassosi, poi il prossimo, c'è tre eventi importanti. Croce del Pastore. Data, te la ricordi? Te lo... 6 dicembre. Di quest'anno, 2000, perfetto. Quindi sarebbe la Mercurio davanti al Sole, la Terra dietro, c'è Marte, la Terra mi sembra che viene prima, è Marte dietro e Giove più lontano, e sui lati non so se c'è altri pianeti, se non mi ricordo quale, se Urano, si mettono a disposizione di una croce, capito? Per quello si chiamano Croce del Pastore. Questo non lo sapevo, l'ho imparato da poche settimane. E David Dubai l'ha fatto vedere appunto questo. E poi, e questo è il secondo evento astronomico importante. Questi sono importantissimi, questo in chiave raffreddamento globale, tutto assieme viene, per quello l'ho chiamato fusione astronomico climatico politico. Sono eventi importantissimi, storici, della fine del crollo d'impero. Queste sono tutte leggi naturali che non si possono impedire, qualunque cosa proveranno, non si possono impedire. Anche Trump non è in grado di fermare queste leggi, perché sono cose naturali. Gli imperi a un certo punto finiscono, non perché sono io che me li invento, perché le leggi della natura lo dicono, la storia. Se vai indietro, com'è? Un impero ha durato 2000 anni, 3000, 4000, no, mai. Non ci sono, è impossibile. Non sono, perché qui è la storia che lo dice. E la storia cosa fa, insomma? Che cosa fa la storia in generale? Ci insegna. Sì, ma cosa fa? Sì, la storia che fa? Adesso non so dire. La storia? C'è un proverbio, la storia? Sì? Sì? La storia sì, che fa? Non lo sai. Lo so, la storia si ripete. Ripete, madonna, sì, te lo sai, lo sapevo, sì. Ricordarlo. La storia si ripete, che sono io che l'ho inventato. Non credo, no? Non credo. Appunto, allora, quelle, e quindi Mercurio, quello che si mette più davanti al Sole, ha questa proprietà particolare che devi dubare. Elimina proprio le macchie solari, i brillamenti solari. Questo è praticamente l'avvio del minimo solare. Infatti, caso strano, chissà perché. Per modo di dire, caso anomalo, curiosità, la Zarco proprio nel 2025 indica il ciclo in questione, nel ciclo 25 dell'anno 2025, quest'anno, dell'anno prossimo. In questo anno questo ciclo 25 un decennale diminuisce drasticamente, chissà per quale motivo, perché lo sa, perché questo è l'avvio planetario di questo, che queste anomalie c'entrano tutte, sono tutte collegate climaticamente, astrologicamente, è tutto connesso questo discorso. Che non viene spiegato da nessuno in italiano, solo io, perché io l'ho studiato dall'inglese e le dico in italiano, ma quelli che lo, non c'è nessuno che le dice, pochi, insomma, l'attività solare accenna qualcosa ma non lo spiega in dettaglio come faccio io. Io lo sto studiando dettagliato da me da anni, e non è che ci vuole la scienza, basta per anni studiare e impari, a me piace studiare cose così, per imparare. Poi il terzo, allora, giganti gassosi, Croce del Pastore, il terzo qual è, lo sai? Ah, il pozzo gravitazionale. Mese, anno? Ah. Del 2025. Appunto, quello aumenta, no, la Terra praticamente diventerà, in quel, si posizionerà e di fronte, davanti non avrà niente, alle sue spalle c'è il Sole e tutti i corpi pesanti, corpi gravitazionali, e creerà un pozzo gravitazionale, che significa che attrarrà questa forza gravitazionale alle spalle, che agisce come un aspiratore, per dire in maniera un po' così alla buona, no? Che attira dietro tutta, la Terra è davanti, quindi i corpi che vengono davanti, chi trovano prima? Perché la Terra è in fronte, chi trovano prima? Il Sole. No, se davanti c'è la Terra, no, ah. Alle spalle, cosa arriva? Gli altri pianeti. No, prima, cosa, questi corpi, che, i corpi estranei che arrivano, asteroidi, questi fireballs luminosi. Gli asteroidi. Chi colpiscono prima, se le sono tutti alle spalle nostre, inteso il pianeta. La Terra. Certo, è davanti, le prende tutte, capito perché sono aumentati questi fireballs, questi bolidi, questi luminosi che si vedono in tutto il mondo, è quello. Corpi celesti, questo comunque, a parte lo spettacolo che fanno, però comunque include comunque un cambiamento anche sul Sole che avvia a gran minimo. E questo successe nel 1145, una cosa del genere. Questi pianeti, questi movimenti planetari, c'entrano e come su queste cose. Infatti Dilley punta ai cicli gravitazionali multidecennali, che quello è il ciclo gravitazionale, quest'anno inizia proprio, quello del raffreddamento, nel 2024. E infatti appunto quello lì è, c'entrano i pianeti, questo discorso, è tutto connesso. E quello è il terzo evento astronomico. Adesso parliamo appunto delle stagioni, il clima, cosa è successo. L'estate è praticamente adesso è finita, questo è uno scampolo finale, però ha fatto spesso pioggia. Che è successo? Inizierà tardi ed è finita quando? Il 8 luglio, cioè, è iniziata. Iniziato 8 luglio fino al 2 settembre. Nel senso, non dappertutto totalmente come una scadenza, però il caldo quello è più blu, dal 2 è cominciato a finire un po' dappertutto, al centro nord e poi al centro sud, forse un po' più tardi, 5-6 settembre.
però fondamentalmente è finita prima e iniziata tardi. Questo è un fatto, quindi è avvenuto quest'anno, nel 2024, che caso strano, è il primo anno del ciclo di raffreddamento. Però l'anno scorso il semestre includeva 23-24, no? Il semestre freddo qual è, scusa? Sarebbe? Poi 24-25. No, sì, ma qual è il semestre freddo, senza nominare l'anno? Sarebbe qua, il semestre freddo. Da novembre a marzo. Un po' prima, però, ottobre. Da ottobre. Settembre è più estivo. Da ottobre a marzo. Appunto, quindi lo scorso era che anni? Ecco, qual era? Da novembre. No, il semestre freddo, quando è cominciato? Questo nuovo deve iniziare, questo sta per iniziare, quello autunno-inverno sarebbe, no? Autunno-inverno? E qual è stato l'ultimo? Questo deve iniziare ancora praticamente, è iniziato domani. 23-24? Quindi il 23 era la fine del ciclo del riscaldamento. Ottobre 23 fu caldo ancora, quello ancora doveva finire il ciclo. Quest'anno penso che sia diverso. Quindi quest'anno è il primo vero semestre freddo del raffreddamento globale. 2024-25 forse potremmo avere un inverno quest'anno. Non record, no, in Italia particolarmente, non credo, però dovrebbe cominciare a vedersi un inverno che non si vede da anni in Italia, dal nord, per certe zone centro-sud saranno almeno 12-20 anni che non lo vedono. Qui in Italia centro-nord forse sono quei 6 anni che l'hanno nevicato qua e anche attorno lì a Cirie, ha fatto freddo anche, ma non è che ha fatto chissà cosa, però perché era ancora il riscaldamento. C'è stato un po' d'inverno, ma non è che c'è stata una cosa grossa. Qualcosa ha fatto, però era sempre per il riscaldamento, lo fece a febbraio tra l'altro, che era ancora tale, gennaio non aveva fatto ancora nulla. E quindi niente, adesso è così. Lo fece a febbraio, sì. Quindi quest'anno è il primo vero semestre freddo, 2024-25, perché il 23-24 comprendeva l'ultimo anno del riscaldamento. E poi la concessione astronomica, l'abbiamo detto, sarebbe quegli eventi che abbiamo nominato prima, giganti gassosi, croce del pastore, pozzo gravitazionale, che cade un altro anno, questi due quest'anno. Quindi questi avviano l'indebolimento dei cicli solari, dell'attività solare, per parecchi anni, forse fino al 2054-55, il minimo ciclo solare 27, perché quando poi si riprenderà farà ancora freddo, perché tu basta pensare a questo trentennio, basta nominare per vederlo in 3 mesi l'inverno, dicembre, gennaio, febbraio, oppure l'autunno, vabbè, ottobre, marzo, autunno, inverno, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Adesso siamo a ottobre per il raffreddamento, perché in questi anni qua, poi gli anni 30 possono essere tipo dicembre, gennaio e poi febbraio e anni 40. Perché? Perché si radica con gli anni, perché infatti febbraio è più freddo, però com'è c'è più luce? Il discorso è lo stesso, l'attività solare debole non viene riflessa subito, ci è un certo tempo e quindi è quello il discorso. Quindi questo che abbiamo visto è niente ancora, sono stati solo segnali. Grandine sarà sempre più grossa, ne abbiamo parlato quest'estate, abbiamo parlato del gran minimo, ci siamo dimenticati di menzionare i fulmini quando abbiamo fatto il video del grande minimo solare, tutti gli effetti collaterali, segni e sintomi. I fulmini non li abbiamo nominati, c'era scritto per sfuggito nella lista e sono talmente tanti. I fulmini sono sempre più pericolosi, uccidono più persone ed è già successo, non me li invento io, c'era successo in Yemen che sono morti quante persone, 20 morti in 2 giorni, c'è successo in Malesia, in India, ma alcuni in posti dove ce n'è di più, no? Perché certo lì è più caldo, no? Hai capito il discorso? Però anche qui ci sono stati, c'è stato un fulmine quando era su DC News, aveva spaccato un campanile, dove era successo lì? Un campanile da brutto. Sì, forse. E poi c'è stato uno che ha incendiato una palma, ha messo uno short e un video anche su quello. Un altro ha fatto bruciare un tetto di un hotel, quello che è, sono più pericolosi, ci sono rischi di più. Sì, ci sono tutti questi rischi qua. Poi. Che altro? Poi il deserto, gli inverdimenti, i cambiamenti degli schemi, delle trame meteorologiche globali. Quali deserti sono invertiti? Ecco, abbiamo parlato prima. Si stanno invertendo dei deserti. La Cina e il Sahara. Non è solo il Sahara che abbiamo detto che lo faceva, anche la Cina, visto? Si sono invertiti. Stanno iniziando a invertirsi, questo non è una supposizione, se è avvenuto già e continuerà ad aumentare. La nuvolosità globale aumenterà di nuovo adesso nel tempo, adesso siamo all'inizio, aumenterà per parecchio, ci vuole tempo, man mano che andiamo avanti aumenta. E quindi per quello che negli anni 70, 74 ho visto io le meteo negli archivi, era sempre nuvoloso, mamma diceva 40 giorni senza sole e senza pioggia, ha detto che faceva. Io non ero neanche nato, visto? A ottobre, altro che l'ottobre del 2023 o sti anni recenti.
perché certo quello era il simulare negativo, il 74, 75, 76, era freddo quegli anni, veniva il 50, 60 che era freddo e c'aveva le radici. Adesso stiamo solo iniziando, non può essere adesso, è impossibile. Poi abbiamo registrato lì dove siamo noi, che però è registrato sotto caselle, però sia per Torino che per alcune zone in provincia, 15 gradi, la Ciria forse è 14, però lì 15 gradi alla stazione Caselle, temperatura più fredda, la massima più bassa di settembre da 17 anni, l'ultima fu 2007, 12 gradi, fine settembre, che è autunno. Invece i primi 20 giorni, le prime due decadi di settembre, che è estate, la massima più fredda, dobbiamo risalire a 21 anni prima, quindi è la massima più fredda mai registrata dal 2003, quindi 21 anni. Questi si possono discutere, questi dati? No. Sono registrati, chissà perché sono avvenuti, perché siamo all'inizio e il resto viene dopo. E quanti questo settembre, ecco, giugno, se lo sta lavorando, i giugni prima del 2020 ti ricordi com'eravamo lì in paese, ti faceva caldo, 35, sì, sì, 34, 30, era un caldo folle già a giugno, poi invece questi mesi e anni è cominciato dopo il 2020, ha fatto giugno meno caldo, la prima quindicina, poi la seconda è un po' più caldo, quest'anno ha fatto per la prima volta non caldo, non fino a tutto il mese di giugno, il condizionatore è servito praticamente, vabbè, a luglio eravamo qua, e serviva solo luglio e agosto, in poche parole, settembre già non serviva più, non c'era più bisogno, stava già calmandosi, stava già attenuandosi. Quindi noi una volta accendevamo a Torino, il condizionatore capitava da maggio, no, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Ovviamente settembre i primi, no? Fino al 10, no? 15, quello che è. Quindi sono 5 mesi. Invece adesso che è successo? Che praticamente si è ridotto praticamente a luglio e agosto. Perché settembre e giugno non serviva. Non serviva. Dove, a centro no, magari in qualche località, se qualcuno vuole, vabbè, che c'entra? Un po' di più può servire, centro-sud, ricordiamo che la Sicilia sono 1000 chilometri da qua, invece la Svizzera nord e sud, quanto ci corre dal nord e sud della Svizzera? 200. È quella di scuola, non dimentichiamo che 1000 chilometri sono tanti, se Tunisi era italiana cosa avremmo detto? Che avrebbe fatto che sarebbe, si sta bruciando tutto, guarda che ci sono zone in Sicilia, zone in Sicilia sono più a sud di Tunisi. Sono alcune zone di Palermo, il sud della Sicilia, la parte punta che giù è più a sud della capitale della Tunisia, Tunisi. Quindi non c'è bisogno che lo spiego, si capisce da solo, no? Il discorso. Italia è in lungo, è in verticale, boh, è quello il discorso. Gli anni che viene segue anche gli altri mesi, poi, perché quest'anno è il primo settembre, che per la missione di loro anche l'hanno ammesso, che era almeno 10 anni che non si vedeva, sito Meteo Live, che lo seguo da 22-23 anni, quindi non so come la pensano, e lo leggo da 23 anni, non so da che parte sono. Non so, sì, non so. Quindi invece da tutti questi anni sono punto e virgola, e quelli supportano quel grafico di Michael Mann che dice che è l'unico caldo degli anni 2000 ed è tutto falso, quindi si hanno detto che da almeno 10 anni non si vedeva, perché si stanno preparando al 2027-28, perché entro quell'anno crolleranno le narrative, devono cambiare per forza di cose, perché ormai sarà troppo evidente, perché io, è mia opinione che se fa l'inverno 25 e 26, dopo due inverni consecutivi, che dal 26 in avanti se ne può scappare pure uno grosso, forse nell'estate giugno luglio 26 un bel po' capiranno già che sta bene. E quindi poi le cronache incominciano già a farsi vedere anche col cambiamento di narrativa, capito, verso il coso. Ah, no, abbiamo, sì, abbiamo mangiato un po' di pizza, non ce l'avete a mangiare ora, no? Ah no, stasera non te. Solo a cena? Sì, passiamo a fare latte, come si chiama? Mezza pensione, sì. Mezza trofia al granchio sono. Buone. Sì, mangia bene. Buone. Sì, così. Sì, cioè, è il bagnino. È il bagnino. Allora, ecco, e quindi praticamente quello. Adesso il primo settembre che ha fatto meno caldo è questo. Perché gli altri ha fatto più caldo, no? Sì. E quindi quello, i prossimi anni, luglio, agosto, lì farà un po' meno caldi forse, però ci va più tempo, tipo 6 o 5, 3, dai 3 ai 7 anni, anche così, dai, gradualmente. Poi come stavamo dicendo prima, appunto, che dopo due inverni consecutivi forse che si sveglia più gente, no? Perché il discorso sarebbe questo, che un inverno l'ha fatto in 30 anni, 35 di periodi caldi, ma non ne ha fatti due.
ne ha fatto uno, poi gli altri ha fatti medio bassi poco. Invece questi gli 85-86 furono gli ultimi, no? Consecutivi, consistenti. Caso strano, chissà per quale motivo, poi è finito tutto. Era l'ultimo atto del riscaldamento, perché già stava scaldandosi, poi ne fece di meno, non è che non ne ha fatti più, però sono diminuiti. Adesso se ne deve fare altri due per ricominciare, perché così funziona. Adesso rivia dove ha lasciato, come è finito ricomincia. Fatto 30-35 anni di riscaldamento, ma ricomincia il raffreddamento. Quindi se ne fa due così. Adesso poi luglio e agosto ne farà meno caldi, ma ci vuole un po' di più, ovviamente, perché luglio e agosto ci va più tempo. Parliamo verso gli anni 30 più freddo, quindi occhio, ci vuole di più. E basta, questo è quanto. Cosa volevamo dire di altro su tutto? Basta così, e niente, gli equilibri globali sono quelli, le alluvioni globali sono tutte in aumento per questo discorso, e i prezzi degli alimentari saliranno anche, l'ha detto di Dubai. C'è tutto questo rischio, il crollo dell'impero, date 2001, 2008, 2020 e le prossime 25, rischio depressione anni 30. Questa è una scaletta, così stiamo andando, vedremo cosa, come evolverà. Questo è quanto, quindi le cose purtroppo non possono andare sempre bene, perché questi politici sono tutti pazzi, la colpa è anche loro, perché se facessero per il popolo si possono affrontare le cose. Quindi questo è quanto. Per non sforare chiudiamo allora questo, sennò facciamo tre parti, è troppo lungo, dai, sono 20 minuti. 20 minuti, saluta e ci vediamo, dai, se poi facciamo ciao, 20, ciao ciao a tutti.